Grande Mistios, hai dimostrato di essere abile. Il tuo talento potrebbe essermi utile. Le persone come te sono sempre interessate alle dracme, vero? Sono sempre felice di sentire il tintinnio delle dracme. Che ti serve? Mi piacciono i tesori rari. Ho sentito parecchie voci e leggende e vorrei che tu recuperassi alcune meraviglie perdute per me. Dimmi dove cercarli e ti porterò quei tesori. Hai mai sentito parlare di Aiace? Uno degli eroi di Omero. Sì, possedeva una piuma d'aquila dorata, un dono di Zeus. E come mai ti interessa? È un raro cimelio di un'epoca gloriosa. Per questo la desidero. Prendi queste mappe e vedi se riesci a trovarla. Dove trovo questa piuma d'aquila dorata? Le leggende menzionano luoghi diversi. Ho delle mappe che mostrano dove potresti trovarla. Troverò questa piuma per te, se esiste. Se gli dèi vogliono, sono nel posto giusto. Niente. Qualcuno avrà avuto la stessa idea. Siamo spacciati. Gli dèi ci malediranno. Non può andare così male. Oh, è terribile. Dimmi cos'è successo. Il faro è stato saccheggiato dai banditi. I demoni di Cicno. Temo che siano andati alla tomba micenea di Aiace. Mi occuperò di loro. Oh no, sono troppi. Non si aspetteranno che qualcuno li insegua. Li coglierò di sorpresa. Non vogliamo mercenari. Vattene! Ah!
Torni veloce come il vento. Hai con te la piuma dorata di Aiace. Ecco a te, una piuma d'aquila dorata, come richiesto. Davvero un oggetto grazioso. Felice di vederti appagata. Il mio compenso? Non ti scaldare. Tieni, per il disturbo. Grazie. Mi hai portato la mia piuma d'aquila dorata alla velocità del vento. Ora voglio che trovi un'altra rarità. Certo, sono disponibile per qualsiasi cosa tu abbia in mente. Un ricco nobile macedone sta visitando vari santuari in tutto l'Egeo alla ricerca del più sacro, per compiere una grande offerta. Oh, cosa vuole offrire agli dèi? E perché? Il perché non è importante. Forse vuole chiedere agli dèi di moltiplicare le sue dracme o di indurire il suo membro. Ma pare che la sua offerta consista in un bracciale d'oro, bello come Afrodite, la cui fattura sarebbe pari a quella di Efesto. Starebbe meglio intorno al mio polso che su un altare. D'accordo. Terrò gli occhi aperti per trovare il bracciale che desideri. Credo che sia il luogo indicato dalla mappa. Ah, manca un contenitore per le offerte. Questi nastri chiudevano il contenitore. Il coperchio del contenitore. Petali di fiori. Probabilmente adornavano il contenitore. Qualcuno ha lanciato qui il contenitore, ma è vuoto. Forse una di queste coppie ha visto qualcosa. Credevo che ti piacesse. Hai idea di quanto vale? Non lo so. Quanto vale la maledizione degli dèi? Non fare l'asino superstizioso. Quel bracciale è inestimabile. Ehi! Ti importa solo del denaro. Non ti interessa di come mi sento. Ehi! Volevo far colpo su di te. Volevi infilarti nei miei pantaloni, vorrai dire. Ehi! Eh? Cosa vuoi? Chi di voi idioti ha rubato il bracciale dal santuario? Poseidone sa tutto. Chiudi quella boccaccia, non sa nulla. Come potrebbe? Forse perché ogni capraio nei paraggi ha sentito il vostro battibecco. Datemi il bracciale. Non mi fai paura. Dov'è? L'ho buttato giù dalla scogliera, dritto in mare. Malaka, dovrò farmi una nuotata. Ah, adorabile Mistios. Novità? Sarà meglio che il tempo che passerò a cercare questi gingilli sia ben ricompensato. La mia piccola oplita si sente sottovalutata. Non mi sembra che tu rischi la vita tra le onde. Da giovane ho solcato ogni mare ed esplorato ogni isola come spinta da Poseidone. Ma ora porto un fardello come quello di Atlante.
Non temere, Cassandra. Ho una grande borsa con cui ricompensarti. Ecco, il mio vento dell'ovest ritorna. Forse la tua passione per i tesori mi sta contagiando. Non è la cosa più bella che ci sia? Allora, che cos'hai per me? Un gruppo di banditi ha messo le mani sulla conchiglia di Tritone. Credono che abbia il potere di controllare le maree. Una cosa simile è ambita da molti. Me la porterai. Altre mappe. Come pensi di trovare i banditi altrimenti? Ora vai, voglio quella conchiglia. Dalle tue labbra alle orecchie degli dèi. Sarà tua. Sei tu a portarmi i tesori, non gli dèi. Tornerò con la conchiglia. Hai fatto arrabbiare Poseidone? È questa la conchiglia? È pesante. Capisco perché Xenia la vuole. Preferisco non passare di nuovo dalla... Ho quello che cerchi. E allora dammelo. Le consegne che implicano l'immergersi in caverne subacquee costano il doppio. Non so quale sia l'aggiunta migliore alla mia collezione, se la conchiglia o chi la regge. È sempre un piacere sentire le tue dracme tintinnare nella mia borsa, Xenia. Mio vento dell'ovest, hai dimostrato un buon fiuto per i tesori. Spero di poter contare su di te per alcuni incarichi più personali. Che cosa hai in mente? Un mercante disonesto ha rubato molte delle mie mappe. Un mercante ha avuto la meglio su di te? Mi ha reso un terribile torto. Le mappe conducevano a delle reliquie che brillerebbero nella mia collezione. Trovale e ti sommergerò di dracme. Dimmi che è successo. Quel bastardo di Autolico è un imbroglione e un ladro. Mi ha derubato di alcune delle migliori opere di Anassimandro. Sicuramente vorrà trovare i miei tesori e venderli per una fortuna. D'accordo, d'accordo.
Lo troverò prima che possa farlo. Si aggira dalle parti di Nauplia. Cercalo lì. Vedrò cosa riesco a scoprire. Sono qui per parlarti, omuncolo. Eh? Chi sei? Sai cosa? Non mi importa. Non mi piace il tuo aspetto. Che cos'ho che non va? Hai l'odore di chi non ha denaro. Non ti piace il mio aspetto o il mio odore? Mi manda Xenia. Ma non sono gentile come la sua ciurma. Xenia? Ah, si ricorda di me? Oh, sì. E non è contenta. Restituisci le mappe che hai rubato e non ti farò del male. Rubato? Ti ha detto questo? Le ha perse a una scommessa. Dille di non tirare i dadi se poi deve piangere sul risultato. Non mi interessa se ha perso una scommessa o se le ha smarrite da sbronza. Rivuole le sue mappe e tu me le darai. Ora. Infilatele nel culo, malaca! L'hai voluto tu. Basta, fermati! Le mappe sono nella mia dimora. Dove? Vicino alla rimessa per barche di Nauplia, non lontano da qui. Sarà meglio che le mappe siano lì, o tornerò a cercarti. Allerta al massimo. Deve essere il posto giusto. Avanti. È lì. La lira dorata di Apollo. Cosa darebbe Xenia per averla? La marea mi ha riportato la mia arma preferita. Hai qualcosa per me? Sai quanto lavoro mi ci è voluto per un paio di comuni strumenti musicali? Potevo andare al mercato. Non sono semplici strumenti musicali. Sono opere d'arte. Allora pagami il doppio. Il doppio? Malaca! Mi piace come ragioni. Ecco. Grazie. Ora, vento dell'ovest, il tuo tempismo è perfetto.
Voglio discutere con te di una faccenda molto più seria. Seguimi. Respiri ancora? Mi fa male dappertutto, quindi suppongo di sì. Galatea è rimasta ferita quando la sua nave è stata attaccata. Ha perso un carico preziosissimo e molti suoi uomini sono stati catturati. Potresti risolvere questi problemi? Che ti serve? Galatea, racconta la tua storia. Navigavamo vicino a Pellene, quando siamo stati attaccati. La nave è stata abbordata e affondata. Sono fuggita, ma ho perso il carico prezioso. Ci penso io. Troverò i tuoi uomini e il carico prezioso. Non saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. Deve essere il forziere che vuole Xenia. Hai recuperato il forziere, te ne sono grata. Ma la perdita dell'equipaggio mi brucia. Le persone leali sono il tesoro più prezioso che ci sia. Ognuno ha la sua storia, mio vento dell'Ovest. Già. Basta con le chiacchiere. La tua lingua e le tue mani mi servono per altro adesso. D'accordo. Vengo con te. Perfetto.
Lascia che ti mostri la mia collezione privata.